giornata di campionato della pallamano maschile in Serie A, girone A, anche in questo caso. Tutto a. Ricordiamo Cassano all'esordio, una buona prestazione, praticamente sì, un pareggio a Trieste e poi sconfitta di un gol ai rigori. Ricordiamo la pallamano, in caso di pareggio si effettuano i tiri da 7 metri. Quindi un solo punto in classifica, ma una buonissima prestazione. Poi ci ricordava a livello statistico, è il primo punto strappato nel campo di Trieste di tutta la storia del Cassano Magnago, per cui anche se il bicchiere non è pieno, possiamo dire che è mezzo pieno e non mezzo vuoto. È un bel inizio, certamente, visto che qualcuna di quelle partite l'ho fatta anch'io là e non ne ho vista neanche una, non ne ho vinte, quindi sapere che la prima di campionato, nuovo allenatore, squadra rivoluzionata un pelino, effettivamente una grande cosa. Un risultato storico. Storico, veramente sì. Peccato perché ci hanno detto, c'è anche stata la possibilità di l'ultimo pallone gestito da noi, per cui possibilità addirittura di fare quel gollettino che permetteva la vittoria nei tempi regolamentari, ma l'azione è sfumata e poi, come ricordato, ai rigori vince il 3-1. Oggi avversari del Cassano saranno i ragazzi sempre a Tutesini del Brixen, che ricordiamo la prima giornata ha vinto di 1 in casa col Pressano 28-27. Le altre partite della giornata abbiamo Pressano Merano, Mezzocorona Buzzano, Malo Trieste e appunto Cassano Brixen. Che vi stiamo commentando col Cassano maglia maranto, completo maranto alla sinistra del teleschermo, il Brixen alla destra, maglia verde, pantaloncini neri. Adesso solito rito. Saluti iniziali, ricordiamo gli arbitri della sezione di Brescia, Curioni e Muratori. Quindi il risultato del Brixen col Pressano non è un risultato. Anche questo è abbastanza sorpresa, adesso vediamo se Brixen si è rinforzato, è stato un episodio fortuito, vedremo. Decisamente rispetto ai valori dell'anno scorso era auspicabile una vittoria del Pressano in trasferta, ma però evidentemente nell'estate qualcosa è cambiato e infatti, il Brixen ha avuto modo di rinforzarsi. Personaggio piuttosto altino, il numero 30, Lazarevic, quindi penso che possa essere uno, non so se è lo straniero, ma ha l'idea di essere un elemento di spicco, diciamo, nella squadra. Ricordiamo il Merano, cioè, scusate, il Brixen allenato da una vecchia conoscenza della pallamano italiana, quel Armin Niederwieser, Michael Niederwieser, portiere storico della nazionale maschile italiana. Oh, c'è new entry nel Cassano, numero 77, abbiamo visto Giannocco Umberto, il pivot, se non sbaglio era il secondo di Maione nella Cassano, campione d'Italia, sì. E quindi un grande acquisto da parte del Cassano. Vedremo adesso, quindi siamo curiosi di vedere come è inserito nella squadra, perché vediamo l'ossatura tutta classica del Cassano, cambia solamente il pivot, non c'è lo straniero. Partiti in questo momento 0-0. Sì, diciamo il Cassano ha ufficializzato l'acquisto di uno straniero centrale barra terzino di nazionalità serba, Sasa Mikalovic, che però non ha ancora espletato tutte le pratiche burocratiche, per cui probabilmente vedrà il suo esordio sabato prossimo in quel di Merano. Fallo su Moretti. Adesso vediamo come giocheranno con Pio Moretti centrale, ne abbiamo Venturi destra, Obrad adesso in questo momento a sinistra, ma è una partenza di gioco. Facci Obrad, fa partire Moretti, cambio direzione, 9 metri. Altra nota da segnalare immediatamente, fin dal primo minuto il giovanissimo Nicola Guazzi all'ala sinistra, già a Trieste mi hanno detto ha giocato fin dall'inizio ben comportandosi, per cui mister gli dà fiducia, gli ha dato fiducia, lo conferma anche per questo. Guardate come difende la palla, avete visto come è stato pressato, ma è riuscito a porre il corpo in modo tale da andare a difendere il recupero palla. Molto bene per adesso il pivot. Sì, l'acquisto di Giannocchero, eccolo lì, molto importante, soprattutto dal lato dell'esperienza. Giannocchero ha militato in formazioni che hanno vinto gli scudetti nelle passate stagioni, tipo Fasano, Conversano, per cui sicuramente un acquisto di peso fisico, tecnico e anche sul lato dell'esperienza. Adesso Obrad sotto passivo decide di risolvere la situazione. Primo gol della partita, Obrad Rokvic.
Obrad, ma abbiamo visto ancora Giannocoro come sul tiro di Moretti lui aveva già coperto praticamente la ribattuta, quindi lui e Obrad sono andati a coprire la palla e sono andati a ritornare in possesso. Anche quello non sembra una cosa, sembra una roba da niente, ma vuol dire pensare, avere mente lucida, pensare a come poter recuperare la palla, e vuol dire possesso palla. Vediamo in questa prima azione difensiva Cassano si schiera con una classica 6-0 e può farlo ovviamente potendo vantare giocatori di una statura media prossima al 1,90-1,95 m. Ci sono solo le due ali che abbassano un po' questa statura, ma ovviamente i giocatori nel mezzo a difesa offrono anche visivamente un bel muro difficile da affrontare per gli avversari. Abbiamo visto se Giannocoro ha difeso sul numero 30, adesso Venturi scarica, Paolino girella, però forse è stato trattenuto sul braccio, sì, esatto, perché era stato sbilanciato. Un leggero fallo, ma gli arbitri decidono di dare... Guardate Giannocoro, si va a prendere il numero 30, cambio direzione, libera l'ala, adesso c'è spazio, primo palo e Paolino è a prendere la ribattuta. 1-0 Cassano, bella partita. Prima abbiamo visto un bel cambio di velocità da parte di Obbe, per cui aveva fatto girare una buona palla che Venturi poteva sfruttare direttamente, sì, ma ha preferito anche lui creare vantaggio per Paolino. Poi Paolino leggermente disturbato da un avversario, non ha trovato la porta e gli arbitri hanno fatto proseguire. Comunque anche in difesa fino adesso due azioni del Bix, ma non sono riusciti neanche ad andare al tiro, per cui va bene così. Buono questo inizio, molto... doppio pivot, Maretta, altissimo, bella parata. Prima, bella parata, attenzione adesso recuperano palla a contropiede, ma rinunciano a velocità. Paolino copre, adesso il centrale alla destra. Attenzione a Pio che si muove mezzo a difesa, ok, adesso tutti fermi, riconquistiamo le posizioni, va bene così. Vediamo, ci sono collaborazioni, Giannocoro chiama i compagni a occuparsi del Pio che si muove abbastanza dietro la nostra difesa. Adesso centrale scala, riapre sul terzino, cambio di direzione superato, sì, no, era in ritardo Giannocoro, viene, sì, giustamente ammonito dagli viene arbitri. Ammonito, però il gol non viene dato, quindi forse il primo obiettivo è stato raggiunto. E nel frattempo sono riusciti a effettuare il cambio attacco e difesa con Moretti che è uscito per lasciare spazio a Ivan Cicci appunto in difesa. E quindi abbiamo portiere Ilic Ivan che dopo l'infortunio dello scorso siamo felici di rivedere. Ah, peccato, ce l'aveva proprio lì. Ma è stato colpito nel punto più debole, sì, per il portiere, proprio quello a braccio e gamba. Di fianco. Appena ai lati del corpo, dove né con le mani né con i gomiti né con le gambe ci si può arrivare, per non cui è punto critico per i portieri. È bene fatto il numero 33 del Bixen Pagano a colpirla in quella situazione. Pareggio 1-1. Risale l'ala, doppio pivo temporaneamente, Venturi scarica, eccolo. Buona, qua il braccio solo, avete visto, tutto con una mano. Questo è veramente padronanza della palla, avete visto come ha seguito il terzino ed è andato con una mano a prendere il pallone. Ecco il pivot ancora, bene. Molto, molto buono l'affiatamento di Giannocoro, nonostante sia qui solo da poche settimane, un mese e mezzo penso, per cui... Ma nonostante questo già l'intesa con i compagni è buona, sia in attacco e anche abbiamo visto anche nei cambi di copertura difensiva. Sì, certo. Vedete come tiene fuori il 30, adesso esce Cicci, scarico, ha visto dove ha portato il pivot, però molto ovviamente verrà punito perché ha spinto dall'area, sì. Sì, effettivamente un po' più Giannocoro e... era dietro il pivot, l'ha tagliato, lui sa cosa vuol dire se taglia il pivot, quindi da dentro l'area l'ha buttato fuori, purtroppo contro anche Venturi se non sbaglio, che si è visto arrivare da dietro due cose. Però diciamo che si è avvantaggiato il fatto di essere in aria, poi anche la durezza della spinta, per cui hanno portato gli arbitri a dare due minuti, dare, sì, la prima esclusione di 2 minuti, anche perché era già stato ammonito l'azione precedente, per cui era già sulla blacklist degli arbitri. È entrato Pentolino, abbiamo visto. Quindi Venturi a vedersi un attaccante avversario più Giannocoro venirgli addosso da dietro senza visuale non deve essere stato bello. Adesso in virtù dell'uscita di Giannocoro è entrato Marco Lamendola, sì, ovviamente per ricoprire il posto di pivot, ma anche e soprattutto per poter schierare un difensore che sia un po' più fisicato, come si dice, di Nicola Guazzi, chiaramente. Quindi adesso Cassano ovviamente lascerà un po' di spazio, tenta, ma la palla, no,
molto ha bene, ha colto un fallo di piede, non era fallo ma ha anticipato la palla ma gli ha cambalato sul piede, l'arbitro ha fatto chiaramente bravo, segno con la piede. Attenzione l'ala, va Sisi, pallonetto bellissimo, ha provato Sisi addirittura in area a creare disturbo all'ala che è riuscito a guardare portiere e piazzarlo pallonetto sul secondo palo, gol molto bello, due pari. Sì, chiaramente nelle situazioni di inferiorità numerica si tenta di non far tirare i giocatori dal centro ma piuttosto si lascia tirare un'ala, però in questa occasione molto bravo il numero 77 del Brixen, che ricordiamolo è Felix Sader. Adesso vediamo soluzione inedita con Pentolino che faccia entrare, non l'avevo mai visto, quindi l'allenatore sta provando un po' tutte. Cambio. Adesso va Venturi a cercare di conquistare un metro, ma viene colto il fallo di sfondamento. Beh, difensore era di spostamento. A ribaltamento veloce del pivot. Pivot. Bene, bene. Alza un po' troppo l'angolo di tiro schiacciando la palla a terra. Fortunatamente oltrepassa Ilic ma si stampa contro la traversa e torna in possesso dei Bianco Amaranto. Questa è una bella notizia perché il pivot del Brixen è uno che ci sa fare, abbiamo visto l'anno scorso, e quindi una notizia di questo tipo in inferiorità numerica, non prendere gol, è una bella notizia. Pentolino obra scala, adesso vediamo Venturi, per me non c'era sfondamento perché il difensore era nettamente in traslazione laterale, quindi non era fermo e quindi comunque l'arbitro ci può stare una cosa di questo tipo. Scarica obra da ancora, peccato, bisogna tornare in inferiorità, attenzione, bisogna adesso ancora 15, bravo, avete visto il pivot che gol, molto, molto bravo nonostante la pressione di Obra di disturbarlo fuori e nonostante l'avesse chiuso verso il lato del campo, ha trovato un varco tra una coordinazione ancora il fianco buona di Ilic e il palo della porta, il palo vuol dire che poi era molto lucido quel pivot. Vantaggio Bixen 3-2 e rientra in questo momento Giannocchero alla scadenza della 2 minuti e quindi ripartiamo con Obra centrale, Moretti sinistra e Venturi destra. Adesso vediamo se allargano Guazzi al posto di Lamendola. Cambio, azione personale di Moretti. Bene, sul cambio di direzione molto bene. Una munizione del numero 15 del Brixen, Kovacs, pivot molto forte, presumibilmente anche lui straniero, penso che ha un nome di natura ungherese, poi adesso non so se è lui. Bene, bravo Venturi, traslando sinistra, incrocia, finalmente un gol del terzino, tre pari. Probabilmente il giocatore che bravo, prima il pivot Michel, ancora realizzato. Rigore, avete visto? Rigore e cartellino giallo per Imacic. Fino a questo momento il giocatore più pericoloso sicuramente del Brixen. Certamente. E ha fatto notare che c'erano 5 difensori del Cassano, la palla è andata al pivot, però è proprio quello che bisogna evitare, ci vuole il taglia fuori. Cioè, sì, è intervenuto in tutte le azioni del Brixen, che ovviamente il suo compagno lo cercano molto e soprattutto ha causato tutte le sanzioni, tutti i cartellini gialli e l'espulsione di Giannocchero della nostra difesa, per cui infatti abbiamo già individuato sarà una continua spina nel fianco per tutti i restanti 52 minuti di questa avvincente partita. 4-3 per il Bressanone in difesa in questo momento, Cassano in attacco, completo Maranto, Maretta centrale, Venturi destra, Paolino alla destra. Adesso si sono detti qualcosa con Obrada per far partire uno schema. Vediamo. Predisposizione di gioco, allarga ruolo. Viene Obra dal centro, supera l'uomo uno contro uno, subisce un fallo, reclamava una maggiore severità degli arbitri che però non c'è stata, 9 metri, si riparte, ancora Obra in azione personale, scarica per Venturi, si libera, aiutato con una leggera deviazione ma sarebbe comunque entrato perché la palla era indirizzata all'angolino, con questa deviazione ha si spiazzato il suo portiere ma probabilmente gli era anche messa più vicino, sì, per cui poteva sì, sì prenderla tra virgolette più facilmente se non fosse che era già partito per era già partito sull'angolo. Infatti notiamo che il portiere che va molto sul primo, sull'intenzione del terzino, e quindi se sai cambiare in fase hai dei vantaggi. Entra, peccato, però ancora questa volta non interviene il pivot. Giannocchero sta non piede, è buona palla, peccato, sì, non sì è buona palla questa. Non si è accorto che dietro a Paolino c'era un altro difensore che è intervenuto a rubare la palla. Guarda, Riga ci aveva giustamente, infatti erano due, avevamo detto, riga vuol dire palla fuori, non è permesso avere un piede sulla riga quando hai possesso palla. Esatto, anzi a termine regolamento non si può neanche calpestare la riga senza palla, in teoria ti autoescludi dal gioco, non puoi più partecipare se non rientrando dalle apposite zone di cambio. E quindi l'hanno fatto notare sia l'allenatore Cassano che Petazzi, e l'arbitro di campo ha visto e ha segnalato. Obra, cambio, Maretta. Buono scampo per Maretta, bellissima anche la parata questa volta del numero uno del Brixen,
partner. Se l'ha liberato molto bene. Comunque in questi primi 10 minuti possiamo dire che il gioco offensivo del Cassano è molto spumeggiante, molto arioso, cioè, ci sta piacendo. Poi vabbè, ovviamente le conclusioni non sono sempre perfette, il portiere ha fatto un paio di ottime parate, ma le collaborazioni tra i vari giocatori del Cassano in attacco ci sembrano molto interessanti. Passi. È entrato che molto bella anche questa azione del Bixen, con il centrale che scarica un buon pallone al suo terzino, passaggio dietro le spalle del difensore, per cui aveva 2 metri per lato per poter tranquillamente tirare e battere imparabilmente Ivic. 5-4 per il Brixen, Cassano ancora in partita, vediamo se riuscirà a dare un po' più di incisività all'attacco. Adesso vediamo ancora Baretta, cambio direzione, scarica, ma si obbederà leggermente in ritardo, il passaggio troppo lungo. Comunque sulla successiva azione lo stesso Obad va a guadagnarsi un rigore e anche un'ammunizione per il numero 22 del Brixen. Oh, Paolino sui 7 metri, bene. Sì, sempre vediamo. Paolino, primo rigorista, poi vediamo come sarà l'esito del tiro. Fischio dell'arbitro. Ah. Mezza girella a spiazzare il portiere. 5 pari all'undicesimo, primo tempo quasi dodicesimo. Notiamo che va a salire anche oggi, non è che... C'è stato un conciliabolo tecnico, dovremmo riuscire questa volta a avere il tempo che riparte da 30 nel secondo tempo. Nel secondo tempo, va bene, quindi abbiamo visto la difficoltà con le ragazze che si porta avanti anche con i maschi. Scappa quel terzino lì. Sì, partita molto divertente, molto interessante in queste prime fasi, due buone squadre stanno affrontando. Bixen sicuramente con questo pivot ci sta mettendo in grossa difficoltà, ma adesso proprio Obad che recupera la palla, tenta di far partire il contropiede, ma c'è un intervento falloso degli avversari, per cui diciamo un po' di trattenuta, gioco organizzato, un pelino oltre le righe, ma per adesso gli arbitri hanno deciso di non sanzionare, per cui si parte con la difesa schierata e l'attacco che tenterà di aprire questa difesa per mandare qualche giocatore al tiro. Bene, vuol dire non aver preso il 6-5 e avere la palla del 6-5 per il Cassano. Bene, se vediamo Obret, cambio di direzione, vedete come si tiene Baretta, scarica per Venturi. Wow, come parte prima quel portiere lì, parte molto prima. Queste sono indicazioni moderne, una volta il portiere assolutamente non poteva neanche lontanamente pensare di partire. Ha dato passi. Sì, non so se ha dato gol o passi, non l'ha dato il gol. Gol no, però viene fischiato un passi, ma un fallo precedente con ammunizione al numero 30, però probabilmente ha dato vantaggio, non si è concreto, e poi passi sul vantaggio successivo, per cui ammunizione al numero 30 del Bixen, ma possesso palla sempre al Bixen. Vedete come servono il pivot, c'era già dietro Giannocoro che lo seguiva dalla posizione numero 2, centrale piccolino, ma è tagliato fuori ovviamente. Eccolo Paolo, qua, tuo Paolino. Montessano, abbiamo visto che la palla quando non va al pivot è normalmente del Cassano. Sì, esatto, fino adesso l'uomo più pericoloso del Bix è sicuramente il pivot Kovac. E tutte le azioni passano da lui, quando non riescono a servirlo lui non riesce a creare gli spazi per i suoi compagni, c'è più chance per l'attacco, è un po' più complicato per il Bix. Diciamo che Abdala cambio direzione, scarica su Maretta, Obrad, ancora Paolino per attaccare, fa bellissima difesa comunque. Per adesso stiamo attaccando molto nella zona centrale del campo, non riusciamo ancora a coinvolgere le ali. Ci sono molte azioni quasi personali dei centrali che man mano si susseguono, ma non si riesce a portare un terzino veramente libero e solo al tiro. Anche in questo caso azione personale di Venturi con numero 15 che si era forse un po' appeso, ma solo 9 metri per gli arbitri. Ok, quindi fa fatica il Cassano, gioca, eccolo lì. Questa era una palla buona, ma non così da subito, si deve prima muovere un po' la difesa. Avete visto
il pivot con il bacino all'indietro, teneva il difensore con la mano protesa, lui la doveva prendere con una mano sola perché con l'altra difendeva, teneva lontano difendeva il difensore, lo spazio, questo non è riuscita, gli è caduta la palla, ha dato il fallo, ma comunque Giannocaro gioca veramente con una mano sola, è una cosa fantastica vedere come riesce a arpionare la palla e poi fare sì, dicevamo il giusto mix di tecnica e esperienza accumulata negli anni. Ricordiamo che Giannocaro è pur sempre un ragazzo ancora molto giovane, perché comunque è dell'88, non si può certo dire giocatore anziano pallamanisticamente parlando. Quasi collo passivo, passivo Cassano, deve andare Obra, cambia tinta personale, ancora passivo, ancora passivo, per cui ci saranno 9 metri, vediamo se si andrà alla soluzione del tiro. E notare l'impostazione tattica difensiva, Guazzi rinuncia a stare all'ala ma è già pronto a coprire in difesa. Aveva chiamato lo schema Giannocaro, sotto pressione ha tirato ma non è riuscito a prendere la porta, tentativo di sorpresa che si passa la palla a Piot invece di tentare il tiro diretto del terzino, sorpresa che ha avuto successo perché i difensori se ne erano accorti, peccato che il tiro sia leggermente troppo esterno rispetto al palo, era pressato, era tenuto dal difensore, quindi ha usato poco le gambe. Eccolo lì, che bello, combinazione veloce, molto molto bella questa combinazione tra il numero 30 nel centrale e il numero 77 che ha portato a una bellissima realizzazione. Ancora Felix Sader, questo è uno schema che praticamente permette al centrale di andare, il terzino attira il suo difensore fuori, scarica il centrale che si trova un buco pazzesco. Sì, esatto, c'è stata una finta d'incrocio con il centrale che è passato davanti al terzino, il quale gli ha ritornato immediatamente la palla senza neanche fermarla e non si è accorto nessuno di questo, e il numero 77 ha tirato indisturbato. Eccolo lì, eccolo là, là. Guada! Bellissima azione, molto bellissimo bella. Tiro del giovane Nicola Guardi, però... solo il palo a impedirgli una marcatura, però veramente era... tutto molto pregevole, molto bello e tecnicamente non... giusto. Non era pressato, questo voleva dire gol, cioè con situazioni di questo tipo senza difensore addosso, azione chiara, pulita, il palo è una sconfitta in questo caso. Comunque, sei Bressanone, cambio direzione. Attenzione. Ancora, grande. Anche va. Brutto passaggio a Paolino, che se lo fuma. Oh, dove l'ha messa? L'ha messa dove non c'era spazio. Bravo Paolino, primo contropiede che vediamo. Pentolino addirittura a destra come secondo. Sì, è da mettere a referto il primo miracolo di Ilic, perché questa volta la difesa era stata bucata clamorosamente, ma il buon Ivan Ilic ci ha messo decisamente una pezza andando a parare un tiro con il giocatore avversario solo sui 6 metri. Però devo dire che ne ho visto un altro due di queste parate qua, adesso non mi ricordo più quando, ma c'è un bel pezzone che gli aveva messo lui. Comunque questa è sì, questa era proprio netta, perché in questo caso la difesa era stata completamente superata. Guardiamo, guarda il Piut come lotta con Ilic, sì, cioè con i Shishi. Esatto, tutti là, tutti là, tutti a destra. Ah, gliel'hanno forzato il tiro, ha avuto la possibilità di alzarsi bene ma non ha preso la porta, anche perché quando Ilic incomincia a parlare così anche i terzini hanno un po' più di, come dire, sentiment prima di tirare. Vediamo se riusciamo a scardinare un po' più la difesa del Bressanone, perché finora la difesa del Bressanone è stata veramente molto forte. Ha preso un contropiede, un gol dal pivot, due di Venturi, quindi abbiamo bisogno ancora dei terzini. Maretta scarica, Obrad, tenta in mezzo, ancora Paolino, non ha spazio, scarica, Venturi, di là c'è l'ala, c'era l'ala, non l'ha vista. Peccato, sì, veramente peccato. Come detto prima, giochiamo un po' troppo in mezzo, infatti sì, le ultime due azioni ci sono stati tentativi di allargare il gioco mandando a tiro prima Montesano e poi Luca Guazzi, ma se non si allarga un po' questa difesa, anche Bixen gioca in 6-0, giocatori molto alti, è sempre difficile trovare spazi nella fascia centrale del campo. E Bixen l'ha capito, è quello che difende sull'area, era molto spostato verso il centro e purtroppo lì va servito, perché altrimenti... Eccola là, molto bene, brava quella là lì, salta esatto, bene, sì, sì. Il portiere ha approfittato di quel mezzo metro che gli ha lasciato Nicola e l'ha sfruttato a pieno. Potrebbe essere un punto debole del Cassano questo, perché ricordiamo Zorz sì convocato in panchina ma ovviamente ha appena recuperato dall'infortunio, per cui non so quanto e per quanto tempo potrà essere utilizzato, ma
sempre quel portiere lì è sempre basso, è sempre praticamente quando tira che sia il terzino chi per esso lui ha quasi glutei per terra, quindi devono cominciare a tirare sotto qualche incrocio quando vanno, perché lui è sempre per terra. Sì, dicevamo prima, una volta i portieri ovviamente aspettavano la palla, al giorno d'oggi con la tecnologia per cui c'è la possibilità di vedere i filmati delle altre squadre, per cui i portieri ovviamente studiano molto i giocatori delle squadre avversarie, probabilmente in questo studio statistico avrà visto come tira i nostri giocatori e tenta tutte le volte di anticipare la sicorica praticamente per terra in spaccata, quello vuol dire che rimangono liberi gli angoli alti, non hanno ancora capito i nostri giocatori che lui parte molto prima e quindi devono anche privilegiare secondo me gli incroci dei pali. Tanto 7 pari, ecco l'ala. Ancora sotto mano, e anche questa volta non riusciamo a spingere la seconda fase. Fendesa abbiamo fatto solo un contropiede e mezzo, possiamo dire, per cui è un'altra arma che magari dobbiamo cercare di sfruttare meglio. E sta salendo ovviamente Ilic, che sta prendendo sempre più fiducia. Sì, questo tiro non era facile perché due difensori davanti, sotto mano, nascosto alla vista del portiere, per cui non era angolatissimo, ma ci è arrivato. Eccolo lì, una palla, eccolo lì. Oh. Avete visto, lavora solo con un braccio, solo praticamente col suo destro e col sinistro rimane. Questo era un pallone che solo la classe di Giannocchio poteva recuperare e trasformare in un gol. Di nuovo vantaggio Cassano. Il passaggio di Venturi era bello ma non precisissimo, ma che cambio di direzione, ma che cambio, che bello, che cambio che ha fatto quel 77 lì, si è portato a sinistra, ha esploso tutto il suo peso molto molto limitato sulla destra e non c'erano più difensori praticamente. Molto bravo anche il centrale Bixon, ha già fatto due o tre cose molto pregevoli, per cui da segnalare anche Felix Sader, centrale numero 77 del Bixon. Anche lui insieme al suo pivot sta salendo in cattedra in questo primo scorcio, sono già passati 21 minuti del primo tempo, per cui un terzo della partita. Il dai. Punteggio è basso, diciamo 8-8, ma sicuramente non sono mancate le emozioni e le belle azioni. Ma retta forza, stavolta è rimasto in piedi il portiere, perché lui è quando o il difensore stacca, che va in elevazione, fa il terzo tempo, effettivamente che si butta a terra. Quindi quando invece è immediato lui rimane in piedi. Quindi questo un attaccante ne deve tener conto. Ne ci parla su l'allenatore del Brixen. Sì, esatto, primo chiamato della partita, chiamato da Niederwieser, che ovviamente ha visto qualcosa che non l'ha convinto nella prestazione dei suoi giocatori, ha deciso di fermare il tempo e di parlarci su. Vediamo anche Kolec che aggiustamenti porterà, diciamo stiamo soffrendo un pelino troppo il pivot e la velocità del centrale del Brixen, per cui vediamo come riuscirà a risolvere queste situazioni. Effettivamente adesso siamo riusciti a rimanere attaccati al Brixen fino a questo momento, non imporre la differenza, e questo è un problema. Se guardiamo praticamente il punteggio, vediamo numero 40 3 gol, che se non sbaglio è il Paurino del Cassano, poi 2 gol il 24 che dovrebbe essere Venturi, e poi dopo abbiamo 1 eccetera eccetera, 77 che è la Mendola. No, 77 Giannocchio, scusa. Giannocchio, infatti. Mi sembrava, quindi, due pivot, due terzino destro. Abbiamo bisogno di creare un po' più di differenza. Il numero 30 del Brixen non ha per adesso fatto danno, che è il terzino destro. E sì, quindi mancano, come diciamo prima, qualche gol delle ali, perché sì, Montesano ha fatto 3 gol, ma ricordiamo uno in contropiede, uno rigore e un rigore, quindi dobbiamo cercare di aprire e scardinare un po' la difesa del Brixen, costringerli a commettere qualche errore, anche qualche due minuti magari. Guardate come gioca coi piedi quel numero lì, tenta di guadagnare uno sfondo, comunque cosa fa la difesa porta Ilic a effettuare una parata non comodissima ma neanche con troppo affanno, per cui recuperiamo palla e possibilità del nuovo vantaggio per il Cassano. Voi non so se avete notato, c'è Giannocchio che si è scontrato con il numero 15 della Brixen, che sta andando in panchina col suo braccio in posizione difensiva, era già pronto praticamente a dire se mi viene addosso mi difendo. Moretti risale l'ala, guardate dove gioca Obrad, Venturi cambia direzione, viene tenuto a Anche questa volta il fallo era netto, però poi Venturi ha continuato, proseguito l'azione e gli arbitri decidono di far proseguire.
Sì, diciamo prima, comunque ci stanno costringendo a giocare un po' troppo lontani dalla porta, stiamo partendo dai fermi dai 12-13 metri e questo ovviamente quando si arriva a tirare dai 11 non è il primo gol, non si è così pericolosi. Adesso c'è il gol. L'avevamo detto che era fuori, che non aveva ancora segnato, effettivamente ci ha smentito subito. Adesso marcatura uomo su Obrada, quindi c'è più spazio sui 6 metri, importantissimi cambi di direzione. E vede pivot, cambio Venture, ala, Moretti, non c'è pressione, non c'è minaccia, non c'è minaccia sulla difesa, non c'è minaccia sulla difesa, difesa gode, Venture scarica Moretti, fallo. Obrad andrà, non siamo pericolosi, non minacciamo in verticale. Sì. Si sono accorti che le nostre ali non partecipano al gioco, per cui togliendo Obrad dal gioco rimangono in due a cercare di tirare qualcosa e gioco forza la difesa a tutti i vantaggi della situazione. Adesso Venturi, diamo se rischia, pivot ancora, avete visto ancora con un abbraccio solo il pivot. Scelta ottima di Montesano perché era veramente dall'angolo morto, non aveva spazio di cercare il gol, ha visto Giannocchero liberarsi in mezzo all'area e l'ha servito costringendo i giocatori avversari a commettere fallo. Non c'è rigore, c'è 9 metri, ma c'è stata un'espulsione di 2 minuti per il numero 22 Sonnener, per cui si riparte con 9 ragazzi. Metri, ma è andata bene ragazzi perché non c'erano più opzioni e quindi Giannocchero, braccio sinistro sul difensore, braccio destro proteso in avanti, ha dettato il passaggio di Paolino ed ecco qua la nostra ala. Mette dentro Nicola, sì, vai così, buona ecco, proprio questo dovevamo iniziare a fare qualche gol dall'ala per costringere la difesa del Pixel ad allargarsi. Molto importante questo gol del giovanissimo Nicola. Giocano con il giocatore in più, portiere via. Esatto, abbiamo portiere volante, infatti Colez aveva pensato a una marcatura uomo su un giocatore, ma visto che ha notato questa scelta, torniamo con il classico 6-0. Al pivot, guardate il pivot. Adesso ovviamente c'è una situazione di pericolo, infatti non viene usata per lungo tempo, ogni tanto si cerca di tenere questo giocatore in più che magari lancia l'azione, passa la palla ai compagni e poi subito va a dare il cambio a portiere in modo da non farsi trovare con la porta sguarnita. Ah, che palla! In caso di errore. Ah, l'ha fregato ma non aveva campo. Difficilissimo. Ha superato l'uomo ma ormai era sull'ultimo spicchio di campo. Tutto molto facile per Ilic. 9 pari, possibilità del 19 per il Cassano. Eccolo lì. Ah. C'era lo spazio. Ancora. L'hanno capita molto che bene, devono giocare bene. Con le ali. Che devono giocare con le ali. Molto bene questo 1-2 di Guazzi perché era tra virgolette il punto debole. Il Brixen stava cominciando a giocare su questo punto debole, escludendo anche dal gioco prima Obad, per cui molto interessanti questi due gol di Nicola Guazzi che costringeranno la difesa del Brixen, una volta recuperata la parità numerica, a giocare in maniera più normale tra virgolette. Ancora Ivan, ancora dove è andato a prendere la palla. 19, che bel momento per il Cassano. Abbiamo detto tutta la partita che dicevamo bisogna far giocare le ali, quando hanno fatto giocare ha segnato due gol e è andato addirittura con la possibilità del più due. Questo voleva, infatti c'era Bressanone, difendeva troppo concentrato sulla, lasciava praticamente fuori l'ala. Vedete come addirittura il terzino, il 2, il difensore secondo va a seguire Maretta nel movimento, quindi è quasi una marcatura uomo. Esatto, sì, molto intenso, però abbiamo visto che il primo difensore adesso sta un pelino più largo. E molto bene fanno a coinvolgere Guazzi anche negli schemi, vediamo che taglia pivot, Moretti. Rigore, bravo questo. Moretti! Bravo Moretti, effettivamente, non ha tirato sulla prima finta, è stato strattonato, ha cercato e rigore. Paolino, possibilità dell'11-9 che sarebbe il massimo vantaggio per Cassano. In guarda caso, dopo due gol dall'ala siamo riusciti a trovare lo spazio per penetrare in mezzo alla difesa, per cui
importantissimi i due gol di Guazzi nelle azioni precedenti. Assolutamente, perché adesso il Bressanone deve porre meno attenzione ai terzini e centrali, perché c'è anche da guardare verso gli esterni, e quindi Oberd immediatamente ne ha sfruttato, ha scaricato Moretti che ha ottenuto il rigore. È andato già bene che non gli ha dato due minuti al difensore del Brixen, quindi più due Cassano. Le idee sono poche da parte, anche perché il centrale lì, peccato un pivot che però stava lottando con Giannocchero. Esatto, ma da quando è sparito il pivot e da quando l'abbiamo detto non ha più fatto niente. Molto bene, molto bene. Possibilità più tre Cassano. Proprio questo devo Cassano dire. Cassano una volta tanto, perché storicamente come è stato così, ha sfruttato molto bene la superiorità numerica con due bei gol dalle ali e poi non subendo gol in quella situazione, e adesso costringendo il Bixen a coprire un po' più di spazio sui nostri attacchi. E finalmente creando i presupposti per governare la partita. Governare vuol dire andare su di uno, non si può sperare di avere, adesso c'è un più due con la possibilità di più tre, che è il frutto del cambiamento di mentalità di Cassano, che ha cominciato a servire le ali e a mettere in crisi la difesa del Brixen. Sì, molto bello. Diciamo interessante quel break del Cassano, perché si è trovato a meno uno con la possibilità del Brixen di andare anche a più due, per cui la situazione poteva diventare critica, ma c'è stato un parziale 3-0 che ci vede adesso con due gol di vantaggio e la possibilità di allungare ancora quando mancano penso poco più di due minuti alla fine del primo tempo. Molto bene. E Kolec ferma ancora il tempo per dare le indicazioni per gestire al meglio questo vantaggio in questo finale di primo tempo. Molto bene Cassano, che ha saputo leggersi e ha saputo capire cosa fare per dare una piccola svolta alla partita. Uno di questi momenti è stato anche il passaggio di Paolino a Giannocchero, quando non c'era più soluzioni. Esatto. E da quei due minuti è iniziato un certo tipo di altro discorso. Ma se posso ribadire ancora, è stato importantissimo. Sì. Ok, Nicola Guazzi è stato proprio appunto, ma l'intelligenza di Ob, che nonostante avesse sbagliato il tiro prima ha dato fiducia al giovane compagno, l'ha mandato al tiro in quelle situazioni di superiorità numerica, perché aveva qualche centimetro in più, e quei due gol sono stati importantissimi dal punto di vista morale. Adesso 1:50 alla fine, sarebbe importante andare a più tre in questa fase, palla. Infatti non ha nessuna fretta Ob di chiudere l'azione. Vuol far stancare la difesa avversaria. Molto bella questa sequenza, molto bella. Bello. Ho visto che Maretta partiva e aveva il vantaggio della velocità. Marcatura uomo su uomo, ma buono il movimento di Venturi a portarsi via un altro difensore, soprattutto il movimento senza palla di Moretti, che è partito in netto anticipo sul suo difensore, che non si è neanche accorto di quello che stava succedendo. Ma vuole addirittura l'uomo in più. Tentano l'uomo in più, non c'è situazione di difficoltà numerica, ma vogliono sfruttare, addirittura probabilmente manderanno un doppio pivot. Però vediamo, ci hanno ripensato. È sempre pronto con la casacca, ma ancora non entra. Buona l'azione difensiva ancora di Giannocchero. Manca un minuto alla fine, è una palla importantissima. Ecco, perché adesso tenteranno la soluzione con un uomo di movimento in più, ancora un tentativo di servire il pivot, ma gli hanno un po' preso le misure sia Shishi che Giannocchero. Sì, esatto. Non ha più ricevuto molti palloni in questa seconda fase del primo tempo. Che difficoltà che ha Bressanone, che difficoltà, questo è palla da solo, che difficoltà, esatto, sì. Eccolo lì, ha tentato Ilic di sorprendere la porta a prestare la guarnita, ma gli è rimasto il pallone, sì, attaccato, esatto, alla mano, un eccesso di pece. È andato basso mentre c'era il portiere che stava tornando al centro. Se avesse alzato la traiettoria non poteva far niente quel portiere. Attenzione al tiro, vediamo se tenta qualcosa Paolino. Amendola, mancava pochi secondi alla fine, forse doveva tirare subito Paolino, ma non si è accorto che non c'era portiere in porta. Infatti abbiamo visto addirittura il centrale, in questo caso con la casacca da portiere, tentare di andare in porta, tentare a andato in porta a prendere, Un pallone, non era pericolosissimo, ma comunque lui era lì. Certo. Arrivederci, ci quindi sentiamo 12-9. Per il secondo tempo. Okay, 12-9 Cassano.
Sa, Sa, ci senti? Ci sei? Ok. Eccoci qua per il secondo tempo di Cassano Bix, ricordiamo seconda giornata del massimo campionato nazionale di pallamano maschile. Allora, Luca, avevamo detto c'è il pivot del Brixen che sta facendo un po' danni alla, al Cassano, alla difesa del Cassano, e il Cassano ha preso le contromisure. Avevamo detto bisogna servire un po' più le ali, in occasione di inferiorità numerica ha servito le ali, due gol dell'ala sinistra del Cassano e ha girato la partita, è andato da meno uno a più tre. Quindi è una squadra che mi sembra che valuti le situazioni in campo anche magari sotto l'indicazione dell'allenatore, esatto, e sappia sì, prendere sì, le contromisure. Diciamo che oltre a preparare la partita in settimana si riesce a valutare in tempo reale le situazioni sia positive sia, come hai ricordato tu, quelle negative, e a trovare i giusti correttivi in corso d'opera, per cui molto bene. Questo è un dato molto interessante che ci fa sperare per il proseguo di questa partita, ma anche per tutto il resto del campionato. Se pensiamo che Cassano gioca senza straniero, l'anno scorso c'era lo straniero che magari a questo punto aveva fatto 2-3 gol, esatto, diciamo che è una buona gestione della partita con le forze che hai. Esatto, sì, diciamo è una situazione che andrà sicuramente a migliorare quando potrà schierare lo straniero appena saranno pronte le carte per il tesseramento. Da ricordare che c'è anche l'innesto di Giannocaro, che non sarà straniero ma suo contributo pur essendo italiano, l'apporto, abbiamo detto, in termini sia di tecnica sia di prestanza fisica sia in termini di esperienza, è sicuramente notevole. Infatti abbiamo visto quell'altro momento che avevamo individuato come topico, quando Paolino ha dato la palla a Giannocaro e ha determinato 2 minuti, da lì è nato i gol, 2 gol dell'ala sinistra, quindi sono piccole situazioni ma che determinano dei grossi risultati. Ecco, questo è un altro esempio di come i giocatori siano intelligenti, riescono a capire i momenti sì, i momenti no della partita. Paolino si è reso conto che forse questa non sarà la sua serata migliore, ma Sì, rigore. Non ha tentato un tiro che in altre occasioni avrebbe tentato, ma ha visto Giannocaro, seppur disturbato un difensore con possibilità di prendere la palla, e subito l'ha servito, trasformando un tiro da un angolo morto in un rigore senza difesa. Adesso qua abbiamo visto Pentolino che ha difeso in area sul pivot, riparte bene il pivot del Brixen creando problemi di difesa del Cassano, e eccoci qua, palo pieno e la respinta, oh! Con una magia, perché sono due magie, questo è veramente, il Cassano si è lasciato perdere, anche perché il giocatore a terra, da terra, è riuscito a recuperare un pallone come un fantastico. Era un pallone recuperato. Che continua con la tattica che ha adottato negli ultimi minuti, per cui difesa 5 più 1, abbiamo un giocatore in marcatura fissa su Oba, che quindi viene escluso dal gioco. Qui saranno i due terzini coadiuvati da Paolino e Giannocaro. Ha preso la palla, Giannocaro l'ha recuperata con la palla in mano, questo è un gol, questo vale un gol, gli metto una croce. Là l'abbiamo definita magia, questo è decisamente un miracolo, perché era nettamente in mano, esatto, era in mano al giocatore del Brixen che stava guardando dove lanciarla, è arrivato lui, si è lanciato sul pallone ed ha praticamente, si è impossessato con tutto il corpo e il braccio. Grandissima fame di palla, grandissima palla recuperata, molto bene. Se questa azione porterà una marcatura del Cassano, chiedo al refertista di mettere il numero 77, perché è tutto a merito suo. Tutto pronto per riprendere il gioco. Scarico Maretta, Venturi, ecco Montesano. Conferma la sua giornata no al tiro. Si era creato una buona azione con un ottimo scalare di tutta la squadra, ma doppio pivot di Brixen, quindi e ancora con la tattica del portiere di movimento, portiere di movimento, maglietta canottiera blu, per essere quindi in questo momento sta giocando con 6 giocatori di movimento il Bressanone, senza Metescala, doppio pivot. Adesso cambio, il doppio pivot esce, va a fare terzino sinistro, cambio, Scala, ala, va molto bene quel terzino sinistro lì, che bel lavoro che ha fatto. Stanno sfruttando l'uomo in più. Guardate la difesa, ha perso la palla. Tattica che è stata mutuata dal Bicembo, dove viene fatto tranquillamente questa situazione di portiere che esce per lasciare un giocatore in più in attacco, e che nel pallamano indo è stata introdotta per la prima volta, ricordiamo, dalla nazionale croata in un europeo del 2008, mi sembra. Due minuti, e non è rigore, forse 9 metri, ma 2 minuti importanti, perché il Brixen aveva già recuperato 2 gol con la tecnica del giocatore in movimento.
avvio di ripresa un po' appannato per Cassano, speriamo che questa superiorità numerica possa rimettere in carreggiata i nostri ragazzi che comunque hanno ancora un gol di vantaggio da e possesso palla. Non da amministrare ma da gestire. Da incrementare ovviamente, perché attenzione Lala, adesso Maretta, adesso Obrad, scarica, brutto scarico, Venturi recupera palla, però probabilmente verrà chiamato quasi subito un passivo, vediamo. No, non ancora, ancora bene, tranquilli per fortuna. Bisogna andare al tiro, ancora si cerca Guazzi. Oh, no, e come ancora una parata del portiere dal tiro delle ali. Mannaggia, che parata! Che parata, ragazzi! Molto bene lo spazio Guazzi, ma il portiere è stato bravissimo a non seguire. Non è andato a terra stavolta. E doveva cercare di chiudere sul primo palo, cosa che detta da qua è semplicissima, no, dal campo non è proprio così banale. Aveva tanta elevazione e tanti secondi da gestire ancora, secondo me. Comunque, bella azione comunque del Cassano, ha creato un cambio di direzione, adesso scarica, centrale, difficoltà, ancora senza portiere il coso, adesso vediamo. Cam, wow, bravissimo, attenzione Giannocaro a terra, ho visto che si è ha subito un colpo, non riusciamo a capire bene chiama dove. Il tempo, però il Cassano è riuscito a limitare i danni sul numero 30 che andava a tirare. Zaffaroni in campo, si tiene il fianco a Giannocaro, se è per terra Giannocaro penso che sia per qualcosa di serio, nel senso che sembrava che gli mancasse dura il fiato, però vedo che sta recuperando, esatto, molto bene, comunque si è alzato in piedi per cui non dovrebbe essere nulla di grave, nulla di fatto. Tempo palla Cassano di recuperare un po' fiato, sicuramente non possiamo rinunciare alla sua presenza in campo in questa fase delicata della partita in avvio di ripresa, che ha visto sicuramente Brixen più determinato, sì, rispetto al primo, sì, tempo. È andata bene che abbiamo ottenuto anche questa palla, abbiamo limitato i danni sul numero 30 e quindi dobbiamo dire che grande Ilic, che sta veramente dal decimo del primo tempo, è entrato in cattedra e ha fatto anche questa qua, io la potrei definire una bella crociata, più piccola di quella che ha fatto dai 6. C'è però ancora una quarantina di sequenze, 44 per la precisione, di superiorità numerica da poter gestire e trasformare almeno in una marcatura. Certo, è su possesso palla Cassano, vediamo 5 giocatori della Bressanone in difesa e 6 giocatori del Cassano praticamente. Scarica ed eccolo, un portiere libero. Sì, tiro a parte, parte 3 ore prima, cioè io aveva capisco. Aveva intuito che questa volta era la direzione della palla. Ma io capisco, ma il portiere era lì e quello era il primo palo. È chiaro che Venturi è su, ha un'opzione sola, però portiere sanno che quello lì va. Sì, diciamo che il portiere sta dimostrando di aver studiato molto bene il filmato in settimana, per cui i nostri ragazzi dovrebbero inventarsi qualcosa, un maggiore controllo di polso per cercare di cambiare direzione alla palla quando il portiere è già partito, quando sono in elevazione, certamente. Parità numerica, parità numerica, adesso tenteranno ancora uno in più, no, questa azione decidono di rinunciare, per cui si gioca normale 6 contro 6, attenzione, scappa un po' via, sì, era ha tirato ma aveva Giannocaro un po' appeso per la maglietta, per cui si riparte con 9 metri per il Brixen. Poi attenzione, viene chiamato un passio per cui dovranno andare al tiro velocemente i giocatori altoatesini, lo fanno. Avevano segnato, è andato bene sotto falla, si era sentito nettamente fischio là, per cui ancora passivo, adesso ci sarà il numero 30 che si incaricherà del tiro salvo sorprese. Ma Giannocaro dov'è? Guarda, ancora la sorpresa l'ha fatta proprio il numero 30, perché nonostante si preparasse al tiro è andato a tirare indisturbato e ha potuto trafiggere l'incolpevole Ilic, che adesso abbiamo ancora marcatura uomo su Obra, la parità numerica, recuperato anche il pareggio, il punteggio, perché il pareggio di 3-0 del Brixen in questi primi 5 minuti da ripresa, si torna con la marcatura uomo su Obra, per cui a levare le castagne dal fuoco devono essere Moretti, Venturi e probabilmente Giannocaro. Probabilmente sì. Adesso 9 metri, si dà una chance a Obra, vediamo se andrà al tiro o cerca di lanciare Moretti, ma nulla di fatto, si riparte a calcolare, tenta di salire, scarica l'ala per Guazzi che però perde un attimo l'abbrivio, ancora va che va. Paulino, cambio, eccolo portiere sta fermo e Moretti lo
lo prende in pieno sulle mani, per cui non grande di sforzo del portiere, ma risultato identico. Palla che viene recuperata da Brixen, però Cassano ancora non segna in questo secondo tempo, quando sono passati 6 minuti e mezzo. Superiorità ancora giocatore di movimento posto al portiere, quindi sono 6 di movimento in questo momento, per, anzi 7 scusate, di movimento per il Brixen. Pivot ed eccolo! Ed è lui, guardate il portiere, attenzione Vedete come sono preparati, erano in due sul potenziale tiro in porta. A coprire, esatto. Sì, ovviamente non è una tattica estemporanea, ma è una tattica che Brixen ha provato lungamente in allenamento, si vede che la sanno fare molto bene. Sì, sì. Hanno sono molto preparati. Di tempo, per cui attenzione, perché nel proseguo della partita sarà un fattore determinante lo sfruttamento dell'uomo in più da parte del Brixen. Quindi noi abbiamo visto che hanno, con la schema del giocatore in movimento più posto, a posto del portiere, hanno messo in difficoltà il Cassano, ha recuperato 3 gol e addirittura sono andati in vantaggio. E quindi, se non sbaglio, perché erano sotto di 3, 12-9, 13-12, 4-0 per il Brixen. Poi lo fanno molto bene, perché normalmente il giocatore in più di movimento è quello che lancia l'azione, ma per dare il tempo al portiere di entrare non va mai a tiro. Invece in questa occasione ha dovuto tirare proprio lui, e subito sulla rimessa del Cassano c'erano due giocatori De Brixen pronti a stoppare un eventuale tiro immediato del Cassano, per cui è una cosa che hanno decisamente studiato e preparato molto molto bene, e bene ha fatto Colez a consumare subito il timeout, perché questa cosa va risolta nel più breve tempo possibile. Infatti, quindi vediamo anche un po' di giocatori del Brixen, se non sbaglio con i 2 minuti c'era, da noi abbiamo solamente Giannocoro, là c'è il 22 e il 7 con i 2 minuti, e quindi vediamo un po' come... Sì, cosa... partita sostanzialmente corretta, perché ci sono stati poche sanzioni, ma dovuto al fatto che ci sono stati pochi falli veramente gravi, per cui partita molto bella, se non fosse che vedono i nostri ragazzi sotto di un gol, per cui ci divertiamo un po' meno. Sì, ci divertevamo quando avevano capovolto, adesso ritorna un po' la fatica cronica. Adesso, allora, eccolo! Bellissimo gol di Giannocoro. Buon passaggio di Obad, ma 90% del merito Tugino, perché ha preso ancora una volta la palla con una mano sola, e nonostante la sua notevole stazza fisica si è girato in un centimetro in una frazione di secondo, molto certo. Molto bello questo gol, molto bello, ha portato 13 pari, era un momento critico per il Cassano. Ah, passaggio un po' forzato, però scarico, guardate pivot che va dietro, per cui doppia fatica per sfondo chiamato giustamente dall'arbitro, pentolino, adesso va Giannocoro, scarica, non c'è stata occasione di andare subito al tiro, per cui Giannocoro sceglie di fermarsi e di ripartire con attacco organizzato normale. Bene, abbiamo pareggiato e non ne abbiamo fatti segnare, questa è una doppia azione, quello lì. C'è da dire che le difficoltà di stasera sono dovute anche al fatto che abbiamo la panchina un po' corta, nel senso che abbiamo Zazza infortunato, che sicuramente quando verrà utilizzato, hai visto sull'elevazione, quando va in elevazione il portiere si muove, basta cambiare all'ultimo momento rispetto, quindi bisogna aspettare quasi di ritornare a avere i piedi per terra e basta lasciare la palla a questo punto. Avete visto con che facilità ha segnato centro area Moretti, perché l'ha capita che va sul primo movimento. Sì, bravo Moretti a sfruttare anche una leggera desentenzione della difesa, perché sono rimasti tutti e 6 completamente fermi, ha trovato il varco per entrare, poi è stato bravo a aspettare il momento del portiere, trafiggerlo dalla parte opposta. Ancora è stato bene che hanno dato 2 minuti, buona azione del numero 33 che si guadagna un rigore, ha rischiato 2 minuti Ivan Cicci. Notiamo che Cicci viene utilizzato poco in attacco. Sì, esatto, per adesso Cole si è limitato a 2 cambi attacchi difesa con Cicci e Lamendola che entrano a difendere per dare un po' di respiro ai giocatori che di volta in volta vengono chiamati fuori dal campo, e proprio per questo, per lasciarli un po' più freschi nella fase offensiva. Ricordavamo, abbiamo Zozzi in panchina ma appena recuperato l'infortunio, non sappiamo se e quanto potrà essere utilizzato, addirittura abbiamo 3 portieri, per cui uno in campo e 2 in panchina, e poi il resto sono ragazzi dell'anno 21, per cui molto giovani e inesperti, che probabilmente verranno utilizzati proprio in caso di estrema necessità. Eccolo! Bravissimo, eccolo ancora Giulio,
hanno cambiato un po' la tattica delle ultime due azioni, abbiamo visto due belle azioni personali per cui si sta tentando di scardinare la difesa del Brix con quest'altra arma. I nostri giocatori ovviamente hanno una tecnica di base molto importante e l'hanno messa in campo in queste ultime due azioni. Giocatore ancora di movimento più per i Brix, 7 di movimento e 6 di Feno al Cassano, quindi c'è la superiorità numerica. È chiaro che c'è la porta sguarnita, non bisogna assolutamente perdere il pallone da parte del Brix. Scarica, eccolo, data bene, che è uno dei loro. Ecco, questo sarà... esatto, bene, ha dato 2 minuti. Anche questo sì, poteva essere molto molto al limite, anzi. Sì. Diciamo che era ben oltre il limite. Quindi giocatore che chiama l'incrocio, poi porta il cambio, perché nel momento in cui porta l'incrocio sa che il suo compagno andrà a tirare nel giro di poco e prontamente va in panchina per permettere al portiere di recuperare la porta. Adesso vediamo se il Cassano si affiderà ancora a iniziative personali o tenterà di costruire una manovra diciamo più organica. Che con la marcatura uomo c'è più spazio, quindi si può utilizzare il pivot. Maretta è stato preso subito. Molto buona la scelta di tempo del difensore, perché stava tentando Moretti di costruire un'azione veloce con Venturi, ma gli ha proprio tolto il tempo il numero 19 del Brixen, Wieland. Venturi ancora, Paolino. Se vediamo, marcato ancora uomo Obrad, Moretti giocherà col pivot. Passaggio sbagliato a parte Moretti. Ha curato col suo braccio sinistro di bloccare il braccio del difensore, ha scaricato però troppo alto. Peccato, proprio palla gratuita e ci parla sul gioco l'allenatore del Cassano. Passati 10 minuti, anzi 11 del secondo tempo, parziale importante del Brix che subito in avvio di ripresa ha recuperato i 3 gol di svantaggio dell'intervallo, anzi si è portato addirittura in vantaggio. Certo, e adesso il Cassano, si è rimesso in pista, per cui un gol di vantaggio per Cassano in questo momento 15-14, quando l'allenatore del Brix Nedelwieser ha fermato per il secondo time out di squadra. Ricordiamo che sono 3 time out a disposizione durante tutto l'arco della partita, anche se non se ne possono chiedere più di 2 per ogni tempo, per cui indicativamente la maggior parte degli allenatori, salvo situazioni eccezionali, ne sfruttano 1 nel primo e 2 nel secondo. Ho visto che si è preparato Zorz, se non mi sbaglio, mi sembra più pronto per entrare esatto, in campo. Ha tolto la casacca, prima abbiamo visto fare qualche esercizio di scaldamento, vediamo se è giunto il momento di esordire, perché anche a Trieste penso che, non mi ricordo se fosse convocato o meno, ma non mi sembra sia entrato in campo comunque. Per adesso vediamo ancora accomodarsi in panchina, c'è ancora Guazzi in campo, sì, vediamo Nicola. Ho visto Giannocaro che spiegava, siccome ha chiesto uno schema, ha detto devo alzare il braccio così lui mi va dietro, quindi c'è in ballo qualcosa. Chiaramente Giannocchio è un giocatore molto esperto, ma ricordiamo è qui solo dall'inizio della preparazione, da metà agosto, per cui molti meccanismi non sono ancora completamente automatizzati e ogni tanto deve chiedere maggiori delucidazioni per evitare di commettere errori. E ancora Ilic che para, ci ha pensato su un po' l'arbitro, non so se c'era fallo, però stavano giocando ancora 7 contro 6 col giocatore in movimento posto al portiere, quindi questo fa, diciamo, gioca un po' anche a favore del Brixen, rischia molto, ma finora adesso cambio, entra Corazzin. Sì, vediamo, esatto, tenterà Corazzin di opporsi al tiro del numero 22, ricordiamo Sonnerer, Martin Sonnerer. Ho visto che parava molto bene nell'intervallo tra primo e secondo tempo Corazzin. Era molto carico. Questa scelta di utilizzare su rigore era già stata scelta prima, perché durante il riscaldamento dell'intervallo molti suoi compagni hanno effettuato tiri di rigore proprio su questo fondamentale. Eccolo lì! Perfetto, l'avevamo detto! Era allenamento particolare che ha avuto i suoi frutti, perché spazza il rigore Alessio e come premio viene confermato, resta in campo. Molto molto bene. L'avevamo detto però che Corazzin l'avevo visto carico. Al che suo bello esordio casalingo mette subito la firma anche lui, per cui possiamo mettergli una crocetta. Sì, una crocetta anche lui. Quello peccato, palo di Venturi. Ma recupera palla Guazzi, certo, con allora determinazione, molto bene. Allora Corazzin, adesso devo cercarlo sul coso, eccolo qua. Adesso qua il giocatore del 2 minuti, bene! Si è attaccato un po' da dietro, Venturi ha guadagnato la posizione nettamente in ritardo, per cui
possibilità ancora di superiorità numerica per i prossimi due minuti, quantomeno in fase offensiva, perché probabilmente in fase difensiva il Brix continuerà ad usare la sua tecnica del portiere di movimento. Adesso non lo può usare perché se esce uno sui sei senza portiere. Adesso vediamo, eccolo lì, eccolo Moretti, lì. Moretti subito al tiro e nonostante la pressione del difensore va alla marcatura e di nuovo due gol di vantaggio per il Cassano. E lo stesso Alessio Moretti giustamente incita il pubblico che si era un po' seduto sugli allori nel finale del primo tempo a riprendere ed incitare con più veemenza i giocatori di casa. Bene Cassano, quando è stato nel momento di massima difficoltà ha tirato fuori come nel primo tempo il suo massimo. È una squadra veramente con molto carattere, mi piace molto rispetto all'anno scorso. Sul collo, sono esatto, due minuti, sì. Sì. Era in ritardo anche lui, non ovviamente non volontario nel tentativo di far male all'avversario, però ma quel 33 l'effetto è... Io me lo leggo perché c'è un cambio di direzione quel ragazzo lì, Pagano Robertino, devo dire che ha fatto dei gol da terzino, c'è un cambio di direzione, quando parte lanciato ne fa se ne fuma due o tre. Molto bravo, bene. Quindi, cioè, bene per il Bressano. Parità numerica ristabilita in campo e ovviamente con portiere in movimento, sempre uomo in più nelle fasi offensive. Oh, finalmente Petazzi nella sua massima espressione, diciamo casalinga, che è quella di asciugare il terreno di gioco. Oh, dobbiamo ringraziare anche il nostro tecnico factotum e coso Cristiano Bragion che ci mette in condizioni di avere effettivamente tutte le utility per poter rendere al massimo. Ripristinata la sicurezza del campo, asciugato dal sudore per cui si riparte, sempre numero 77 con la casacca, ricordiamo per regolamento ci deve essere sempre un portiere in campo, per cui quando si sfrutta questa tattica il giocatore deve indossare la casacca e sfruttando l'uomo in più creano ampi spazi per il Piud che una volta ha conquistato un metro di vantaggio sul suo difensore diretto non perde l'occasione di accorciare nuovamente le distanze. 16-15 per il Cassano. Adesso il Cassano in attacco. Parità numerica perché c'è l'espulsione del giocatore del Cassano e tra 40 secondi rientrerà il giocatore del Brixen e saranno... Sì, chiamano sfondamento Brix, ma è stato spinto dal suo compagno, sì. Per cui ovviamente gli arbitri non cascano nel tranello e concedono la palla a Ovad. Maretta, no, non riesce, Maretta ancora lancia Obrad, cambio direzione, Paolino, troppo bellissimo gol di Paolino, devo dire uno dei gesti tecnici più belli di questa partita, anche per la preparazione, anche perché Obrad cosa ha scaricato, una roba impressionante questo gol, due gol di vantaggio per il Cassano, fantastico, roba impressionante ragazzi, una roba fantastica. Adesso addirittura 7 di movimento contro 5, 7 esatto, contro 5. Ampi spazi per il giocatore Brixen, sarà difficile contenerli, però incespica un po' da solo. Pivot. Ma bravissimo Nicola, va a commettere il fallo senza concedere il gol. Ne due minuti. Molto molto bravo. Dai ragazzi, 20 secondi ancora, 20 secondi. Guarda, era in difficoltà il Bressanone. Ha fatto quello che dovevano fare i nostri terzini fin da subito, sì. Visto il portiere muoversi in anticipo e col polso ha girato sulla tamburina. Esatto. Ragazzi, guardare e mettere in parte anche dall'altra porta. Grazie. Grazie, che abbiamo visto che quando ha fatto così Maretta. Adesso rientra Giannocolo. 17 Cassano, 16 Brix in 45esimo. Quindi nel secondo tempo non siamo andati a scalare, però ho visto. Quindi continuiamo a salire. Sono riusciti a sistemare il tabellone da Paolino. È una palla importantissima questi qua, ragazzi. Scarica. Ma parlavo prima con i cronometristi, l'inghippo settimana scorsa è stato che il tabellone era impostato per il torneo Memoria Attacca quando i tempi erano da 20 minuti, per cui lì sul momento non sono riusciti a mettere la porta, ho preferito ripartire da zero per fare i secondi 30 minuti. Vediamo Zaffaroni che adesso fa una valutazione tecnica, dice qua lì c'è, forse chiama Petazzi. Sì esatto, c'è comunque il campo da asciugare perché quando i giocatori cadono a terra ovviamente sudati lasciano il terreno di gioco bagnato e per evitare situazioni di pericolo nelle azioni successive il campo deve essere asciugato per ripristinare la totale sicurezza.
Sisi è mancino, giusto? Gioca terzino destro. No, mancino destro di mano, ho sempre giocato molte volte fuori mano, però è destro di mano. Maretta, questo due minuti. Esatto, due minuti il collo. Era nettamente in ritardo anche lui, ha fatto lo stesso movimento di Giannocchio, non c'era volontà nel far male, ma l'effetto è stato quello. Un colpo con l'avambraccio sul collo dell'avversario. Adesso viene ammonito anche Nedelvise, che probabilmente protestava per questi due minuti. E la questione è che così Maretta ha fatto gol e ha determinato due minuti per il Bressanone, e quindi grande, più due Cassano, due minuti che si vedrà soprattutto nell'inferiorità numerica quando saranno in difesa, perché in attacco giocano sempre con il giocatore di movimento, e quindi però stavolta potrebbe darsi che magari qualche palla la perdono e magari si può anche andare a segnare per il numero 22, già il secondo, la seconda esclusione, per cui deve stare attento quando rientrerà in campo per evitare la terza e definitiva esclusione. Riprende Bixen, sempre col portiere di momento a ristabilire in questo caso la parità numerica, lancia l'azione, chiama subito il cambio, ci sarà un tiro in tempi brevi, quindi a parte il fatto che viene fermato dalla nostra difesa, per cui situazione normale, portiere tra i pali. Ho visto che è riuscito ad anticipare leggermente i difensori, ha tirato sopra la difesa schierata, Corazzin l'ha visto all'ultimo istante, ma non è potuto arrivarci perché il tiro era comunque molto accurato, penso abbia anche toccato il palo prima di entrare, quindi bel tiro e un pelino di ritardo con Alessio. Adesso l'inferiorità numerica ce l'ha, eccolo qua! Gliela parata, sì. Mannaggia! E c'era la superiorità numerica alla grande, non hanno potuto mettere il giocatore di movimento. Il portiere ha dovuto stare in porta, era in 5-4-6. Questa è una brutta notizia perché era la bellissima possibilità del più 2. E con inferiorità numerica ancora per 45 secondi per il Bressanone. Peccato, perché è una di quelle parate che sono più dolorose moralmente che non sul punteggio, perché grazie! Quando tu fai tutto bene, crei lo spazio, poi ti viene spazzato via in questo modo, e infatti vediamo Alessio sconsolato in panchina, speriamo possa riprendersi prontamente e magari già segnare al prossimo attacco. Solo 20 secondi per il Brix in inferiorità numerica, scambio numero 33, pericoloso, attenzione al 33, falle, esce, sì, adesso ci sarà veramente inferiorità numerica, perché attenzione al 30 che ha dimostrato di essere molto incisivo, 9 secondi, passivo. Deve tirare, tirerà proprio il 30, attenzione ragazzi, viene ancora fermato, vediamo. Ma questa volta è la traversa, grazie. Ma viene chiamato, un fallo a tirare, scusa. Sì, ricordiamo che se tocca il soffitto da 2-3 stagioni il soffitto viene considerato fallo laterale, non più rimesso dal portiere, per cui l'arbitro giustamente ha fatto riprendere il gioco dal punto esatto. Cassano che c'è la possibilità di andare, adesso c'è parità numerica, possesso palla Cassano e Giannocchio addirittura fuori gioca. E dopo le ultime tre azioni con due marcature uomo, esatto, due giocatori, credo, le ultime tre azioni con tre tiri di Moretti, due in gol e uno parato, doppia marcatura uomo, oltre a anche un uomo a tenere Moretti fuori dal gioco, peccato, c'era possibilità di Venturi, ha avuto un controllo difficoltoso della palla, passivo a guadagnare un 9 metri, adesso ci sarà probabilmente tiro di Obad, mentre probabilmente tutti guarderanno Moretti. Mi sento di azzardare questa cosa. Io Giannocchio mezzato. Scarico per Venturi. Ci ha creduto! C'era spazio! Bravo Venturi! Venturi molto affaticato, vediamo, tutti i ragazzi sono molto molto affaticati, ricordiamo siamo appena alla seconda giornata di campionato, per cui anche la condizione atletica non sarà al 100%, e ricordiamo con possibilità di pochi cambi i minutaggi sono molto elevati e non vorremmo che la fatica cominciasse a farsi sentire. Sta tentando qualche cambio attacco e difesa a Coles per tenere i suoi giocatori freschi possibili. Adesso vediamo anche i giovani. Guarda, ancora gol del Bressanone. Il giovane Fantinato che si sta scaldando, per cui probabilmente riuscirà a dare quantomeno un turno di riposo a uno dei suoi compagni. Ancora il numero 30, è stato un po' a digiuno. Adesso doppia marcatura uomo ancora.
abbiamo Obrad e Moretti addirittura, quindi abbiamo solo Venturi che giocherà centrale, Giannocaro fuori, adesso è un modo di partire, vediamo, parte Maretta, piede per fortuna, piede. Adesso vediamo chi toglierà per far entrare Fantinato, il più terzino ovviamente, avendo due giocatori a uomo deve mettere in campo, eccolo lì che gliel'ha dato, non è riuscito a tenerlo con il braccio palla, solo che ovviamente c'aveva il braccio destro tenuto sotto, lui gliela deve ridare, eccolo contro uno. Sì, chiaramente si era riparato, ma era entrato in area per cui non poteva dare vantaggio. Non so se aveva pestato, era molto spinto. Attenzione, perché passivo. Attenzione. Lo sapevano. Ancora passivo. Pivot, però è passivo. Giannocaro sempre lì. Deve dare distanza quel giocatore, Moretti. Ah, era già partito ancora. Penso abbia anche la toccata, anche se sembrava, nonostante questo, indirizzata comunque fuori. Mannaggia, hanno ottenuto quello che volevano, Luca. Possibilità del pareggio, un solo gol di vantaggio per il Cassano, e però attacco del Brixen. Ammonito Petazzi per poter. No, dai, dobbiamo stare tranquilli, Massimo, sennò sì, la cosa si aggrava. Probabilmente aveva ragione a lamentarsi, ma quando gli arbitri prendono una decisione c'è poco da fare. Quindi dovrebbe cercare di calmarsi, nonostante il 99% aveva ragione lui. Ma continuare ad agitarsi in quel modo può solo portare una sanzione ulteriore degli arbitri, che vorrebbe dire giocare con un giocatore in meno. Bravissimo Giannocaro, bravo. Anticipo, eccolo, ha fatto palla, l'ho detto, ha rubato palla, il movimento, ha tentato di indirizzare la palla verso la porta sguarnita, ma la palla dopo un paio di rimbalzi l'ho ha toccato detto attraverso ed è andata oltre, peccato. Vediamo se questa cosa costringerà Bixen a stare un po' più tranquilli, ma invece no, continua ancora con la loro tattica, sì. Nonostante il pericolo corso, attenzione al 30, passivo, devono andare al tiro il giocatore Bixen, adesso giocherà col doppio pivot, forse c'è uno schema. Attenzione al 30, attenzione anche al numero 15. Un attimo, attenzione anche a Venturi che la fa più, poverino. Ce la fai? Passivo. Attenzione, no, no. Sì, era stata chiamata la pulizia del campo che ancora... C'era Paolino, ha richiamato la ripresa del gioco col Paolino con lo scopatone in mano, effettivamente. C'era qualcosa che non corrispondeva esattamente al regolamento tecnico della Sì, non è il secondo pallone, ma è l'inserviente in campo. E diciamo che c'è un po' di confusione. Diciamo che mi sembra essere metropolitana a Piazzale Loreto lì, effettivamente. E comunque è sempre situazione passiva, per ecco. Cui ci sarà un tiro. Grande e questa è un'altra X per Alessio, direi di sì, perché questo tiro era passato, ma ci ha messo il piedone Alessio Corazzi. Molto molto bene, sempre doppia marcatura. Vediamo se Colez manderà in campo giovane Fantinato, si inventerà qualcos'altro. Ricordiamo 53 minuti, ne mancano 7 esatti alla fine. Cassano 19, Brixen 18, in questa partita entusiasmante, bisogna dirlo. Anche qua non viene dato il vantaggio, viene dato chiamato un passo su fallo, per cui si riprenderà con un 9 metri. Doppio pivot, dobra dentro, Venturi. Buono! Bravissimo Venturi! Molto bene, sarà faticato, sarà stanco, ma... Che bei due gol, ragazzi, è bello. Ha trovato due marcature consecutive dopo le due di Moretti. Ancora! Si era mosso in anticipo, sì. Il tiratore aveva girato l'angolo col piede di spinta, è riuscito a sollevarlo quel tanto che bastava a fermare il pallone. Molto bravo Alessio, due parate importantissime. C'è l'allenatore Cassano che c'è al numero 3 di timeout che ce lo sta giocando. Doppio vantaggio per il Cassano comunque, quando molto mancano bene. Ancora 6 lunghissimi minuti. Questo 2 minuti!
due minuti esatto, vediamo cosa decideranno gli arbitri, perché sul proseguo dell'azione il tiro è stato parato, ma lasciano comunque il possesso palla a Cassano. Temevamo un due minuti, ma con possesso palla a Brixen. E questo potrebbe essere un due buone minuti importanti in questa buone fase notizie. Della partita. Comunque Cassano, pur con mille difficoltà, è riuscito a riconquistare due gol, sì, di vantaggio e possesso palla ancora del Cassano con un uomo in più, per cui sarebbe importantissimo andare più tre in questa fase della partita. Ricordiamo, esatto, 54 minuti e 7 minuti secondi alla fine, va bene. Sei scarsi alla fine, e andare sul più tre non vorrebbe dire chiudere la partita, ma insomma però incominciare a chiudere a meno 90. Eccolo! Bellissimo Luca Guazzi. Luca Guazzi sbaglia, peccato. Portiere spiazzato, ma il palo a dire ancora una volta di no al gol. L'azione è stata creata, ancora Obra ha liberato grandemente la sua ala. Adesso ci parla sul Cassano. 20 Cassano, 18 Brixen, era un più 3 che si può trasformare in più 1 se il Brixen dovesse andare a buon fine. E anche questa volta ha fatto tutto giusto, ma è mancato un centimetro di angolo al tiro, prima sul secondo palo, adesso sul primo. Peccato, speriamo non si demoralizzi troppo Nicola. Effettivamente se l'ha giocato tutto bene, non aveva un'autostrada, ma praticamente aveva a piazzale, non so come dire, Tiananmen aveva su quel passaggio lì. E quindi effettivamente è importante non subire il contraccolpo psicologico, bisogna rientrare in campo determinati, concentrati, difendere bene. Sì, adesso ovviamente e non prendere gol. Giocherà con il portiere di movimento, per cui non ci sarà l'effetto dell'uomo in più, ma quindi gioca in più d'America. Quantomeno in difesa dobbiamo difendere come in situazione normale, poi l'uomo in più lo potremo sfruttare quando torneremo in attacco. Certamente, e soprattutto se perdesse il pallone potremmo avere un tiro in porta senza portiere, sperando che non vada a baciare la parte superiore della traversa. Oh, chi è entrato? Hai visto chi è entrato? Esatto, sì, proprio Zorze ha deciso Colez di mandarli in campo in queste ultime fasi della partita, 5 minuti e mezzo alla fine, sempre più due Cassano. Come vedete c'è la canottiera blu, giocatore in movimento, costituisce portiere, in porta non c'è nessuno, ma insieme ai Ferretti in America in questo momento il Bressanone non sa cosa fare. Attacca, il Bressanone è in parità numerica. Aia, esatto, passivo perché il terzino si trovava a giocare praticamente a metà campo e subito gli arbitri hanno punito questa situazione. Attenzione, numero 33. Ah, scarica l'ala, libera, segna. Ha dovuto passare sopra due morti per segnare quella. Peccato, un po' di confusione, non si è capito molto in questa azione, ma il risultato è che Brixen ha accorciato le distanze. Grande intelligenza del numero 77 del Brixen, che ha visto che non aveva più carico per tirare e ha scaricato sull'ala. Eccolo lì, no, Lala, ancora Paolino sarà. Oh, peccato! Anche Paolino prende il palo, peccato. Le ultime due occasioni, ancora delle ali, due errori, due bei tiri, perché comunque il portiere è spiazzato in entrambi i casi, ma due volte il palo a dire di no alla marcatura del numero 21 del Cassano. Aia. Sempre un gollettino da difendere, sempre 30 secondi di superiorità numerica da gestire. Adesso probabilmente Brixen starà in attacco fino a recuperare il settimo uomo da schierare. Sfondamento fischiato dall'arbitro, attenzione, non c'è tempo di tirare, però manca una seconda manca, fase può esserci, vediamo. Manca Paolino, Paolino parato ancora, peccato, sta salendo in casa, mannaggia quel portiere lì, con Paolino non scendeva più. Paolino era quinto piano, quarto piano, terzo piano, secondo piano, ha dovuto tirare e il portiere gli ha preso anche questo. Non che il primo tempo non avesse parato, ma queste due parate consecutive sono, speriamo, non determinanti per il risultato finale. Non era da 6 metri, era dai 4 ormai, perché non c'era più nessuno. Mannaggia. Sia la seconda fase di Moretti che il tiro successivo dall'ala di Montesano, due tiri praticamente a porta vuota, ma la porta in passivo non era così vuota. Ora passivo, quasi mano al collo. Attenzione, vediamo qual è la situazione di tiro, attenzione, sarà sempre il 30, se da questa parte fate un apparato, non da meno è stato adesso Corazzin con anche lui almeno 3 interventi decisivi in questa fase della partita. È vero, Croce. Io ho cominciato dal rigore appena entrato in campo, esatto. Ma poi anzi, oltre il rigore 3 parate su movimento, per cui 4 delle parate decisive di Corazzin mandato in campo al posto del Bonilic, ma anche Corazzin ha fatto il suo dovere ampiamente.
Io le paratone del portiere del Brixen ho fatto una croce grossissima. Maretta, scarica, Venturi, ancora, c'è un po' di mercato. Zorzo. Il di tiro viene fermato, attenzione passivo contro il Cassano questa volta. Passivo. Per cui vediamo chi si incaricherà del tiro, se Moretti o Prokvic. Venturi. Ed è gol! Che bel gol! Molto bello il passaggio di primo palo! Bellissimo il passaggio di Diogo da scompaginare le carte in tavola. Tutti si aspettavano un suo tiro, un passaggio al giocatore più vicino che Moretti, invece passaggio filtrante per Venturi che in velocità è inarrestabile. Più due Cassano quando due mancano Cassano. 2 minuti e 5 secondi alla bello, fine. Bello, bravo Cassano, bella squadra, bella, come dire, bel gioco, pivot. Due minuti, esatto, sì. Sì, 2 minuti su Shishi. Gol e 2 minuti. Per cui Cassano dovrà difendere un gol di vantaggio per fino alla fine America, fino al termine della partita. Quindi grande cosa per il pivot del Bressanone, come aveva iniziato sta finendo e ha segnato. Comunque alla fine questa partita il Cassano ha dimostrato di sapere gestire i momenti difficili di imparare dai propri errori e trovare i giusti correttivi in tempo reale, per cui molto bene il lavoro di Colez in queste prime settimane in queste prime partite. Adesso ho visto che Giannocolo continua a parlare con Obrad, io penso che avrà una palla che vediamo darà lo schema, ovviamente doppia marcatura per cui Obrad e Moretti si sono messi agli ali, poi ci sarà un taglio, eccolo qua, di Moretti, vediamo cosa fanno gli altri giocatori. Giannocolo collegato come terzino, carico Venturi, cambio Venturi in azione personale. Da due minuti. Perché l'ha falciato. Ovviamente era stato superato, sì. Il fallo da dietro, per cui due minuti, ristabilita la parità numerica. C'è stato anche una chiamata del tremato da parte di Colez. C'è Moretti che sta tirando sulla pece che è rimasta appiccicata sul pavimento. Vediamo se viene accordato il time out, gli arbitri per adesso non se ne sono veduti nella concitazione dei due minuti. Adesso si va. Time out. Viene richiamata l'attenzione e poi soprattutto dobbiamo vedere sul tabellone segnalato i due minuti del giocatore del Bricks, che non abbiamo intuito quale numero di maglia portarsi. Infatti non vediamo perché 22 da 2 minuti, 7 e 19 erano già precedenti. Mi sembra che fosse il 13, però non sono sicuro. Dunque a me sembrava il biondino, l'ala, esatto, sinistra, sì. E quindi praticamente il 13, esatto, o il 13-17. O il 13-17. Vedo un 1 e un, sì, sì, sì. Un'altra parte, come adesso aspettiamo una conferma dai cronometristi ufficiali che caricheranno sul tabellone. Eccolo qua, 13-2 minuti. Per cui il minuto e mezzo che manca alla fine della partita, entrambe le squadre lo giocheranno parità numerica con un giocatore in meno. Saranno 6 giocatori di campo, 5 di campo e un portiere. Poi sappiamo che Bressanone quando va in avanti rinuncia il portiere. 21-20, palla fondamentale, se Cassano sfrutta questa, non dico che è finita la partita, ma non la perde. Esatto, ci vorrebbe un attacco abbastanza lungo con marcatura e una difesa altrettanto lunga in modo da non lasciare troppo spazio a Bixen per poter gestire due palloni. Assolutamente, adesso 58-32, quindi 1 minuto 28 alla fine, è fondamentale segnare. Sempre, nonostante i giocatori in meno optano ancora per la doppia marcatura, per cui 3 uomini di movimento e 3 difensori, a vedersela per il Cassano e per il Bixen. Mani in faccia, 2 minuti. Mani in faccia ancora, sempre Venturi è andato a prendere un'altra esclusione temporanea, per cui molto bene Venturi dopo i 2 gol importantissimi. Esce. 5 minuti fa è andato con 2 azioni personali a guadagnare una doppia espulsione tra le file degli avversari, per cui adesso abbiamo il Bixen con 4 giocatori di movimento più portiere, Cassano 5 più 1. C'era una volta 10 piccoli indiani, com'era la storia? Stiamo giocando eliminazione. Bene, Cassano sta partire, 1 minuto e 15 secondi alla fine. Bisogna fare solo una cosa, segnare. Paretta, questo è sfondo. Sì, fondo. Viene chiamato fondo. Fondo, l'ho visto.
è andato a cercare il difensore e sì, io l'ho visto che si fermava il giocatore, ci stava, diciamo, non è un fischio che possiamo criticare tanto facilmente, ci stava. Adesso c'è da gestire questo attacco del Brixen. Questo saranno due minuti Paolino ha preso, esatto, si è agganciato il braccio in questa fase. Due minuti Giannocchero, terza volta definitivo, ma terza. Vuol dire saltare la prossima partita o no? No, in questo caso no, perché è tre volte Giannocchero, sì, rosso non era, sì, è rosso, per cui no, va bene, ok, definitivo spogliatoi, non è stato un intervento sull'uomo lanciato rete, ma è stato un intervento normale, per cui non dovrebbe scattare la qualifica in automatico. Quattro pari. Ricordiamo, c'è una regola introdotta 2-3 stagioni fa per cui chi subisce un rosso diretto negli ultimi fasi di gioco con giocatori nettamente lanciati a rete porta in automatico una squalifica ai turni successivi. Non è sicuramente questo il caso. Dunque c'è una palla del pareggio. Quando mancano 40 secondi alla fine, giocatori in campo dovrebbero essere pari. A momenti gliela para. Però rimessa dal centro veloce, per cui c'è stato il tiro immediato. Vediamo però gli arbitri decidono. Forse è pestato la riga. No, non credo si possa tirare direttamente, ma ci voglia almeno un passaggio. Se non. O viene chiamato, contestato a Moretti il fatto che non avesse il piede sulla riga. Sinceramente in questo momento non mi ricordo se si possa tirare direttamente dalla rimessa o bisogna per forza effettuare un passaggio. Bisognerebbe guardare il regolamento. In questo momento questo particolare regolamento mi sfugge, per cui non. Però dal gesto dell'arbitro pare abbia mimato tipo che Moretti fosse ancora in area quando ha battuto la palla, quindi forse una rimessa non regolare da quello che si è capito. 15 secondi per cercare la marcatura, se no anche oggi la partita terminerà a rigori. 10 secondi, 8 secondi, time out, Maretta. Si è fermato il tempo, 7 secondi alla fine. 7 secondi alla fine andranno tirando Maretta o Venturi. Possesso palla del Cassano, 7 secondi, 4 difensori in campo per il Brixen, 4 attaccanti per il Cassano. 21-21, 7 secondi alla fine. Palla. Paolino va. E va, sarà gol! Rigore! Per cui finale a Cardiopalma. 21-21, il tabellone segna 60 minuti, quindi il tempo è scaduto, ma c'è un rigore assegnato a Cassano, fischiato prima del suono della sirena. Quindi Moretti ha la palla della vittoria. Che partita, ragazzi, prima sotto, poi dopo recuperato, poi recuperato loro col gioco del giocatore in movimento. C'è solo la possibilità di tiro rigore, poi è finita la partita. Esatto, penso che Moretti stia chiedendo proprio questo, come comportarsi in caso di respinta, però se il tempo è arrivato a 60 minuti vuol dire che il tempo di gioco è scaduto, per cui o Moretti segna, butta la palla in rete, se no un'eventuale parata o respinta del palo comporterà l'automatica fine della partita. Fine partita e si va ai rigori per il Parigi. Esatto. Che palla pesante però questa qua. Tutto pronto, gli arbitri stanno per fischiare, Moretti fa delle finte, fischio dell'arbitro, Cassano 22, Brixen 21, esordio casalingo con la vittoria per il Cassano Magnago. Molto bene ragazzi, siamo partita molto bella, molto. Che partite ragazzi, sotto tutti gli aspetti tecnici, tattici, di cuore, di volontà, Cassano non bellissimo, a tratti in balia degli avversari, ma ha saputo reagire e anche nei momenti difficili non ha subito un tracollo, non ha subito dei parziali pesantissimi, se non quel 4-0 all'inizio della ripresa. Che è partito dalla panchina, è andato a prenderselo.
troppo bello, che partita ragazzi, è stato bello commentarlo. Ci vediamo la prossima sabato, ci sono le donne. Speriamo che vi siate divertiti, prossimo sabato ovviamente un po' meno, i ragazzi saranno in trasferta a Merano e in casa giocheranno le ragazze. Arrivederci, arrivederci, ciao.